il latte crudo è stato nel passato un alimento quotidiano che si consumava tutti i giorni. Poi agli inizi del Novecento si è scoperto che diverse patologie, anche piuttosto gravi come il tifo, la tubercolosi, venivano trasmesse attraverso il consumo di questo alimento. Quindi agli inizi del Novecento si è imposta la pastorizzazione per il latte crudo. È vero che tutt'oggi le migliorate condizioni igieniche hanno permesso di nuovo la commercializzazione di latte crudo, però le regole non sono cambiate, cioè nel senso che comunque prima di consumarlo viene imposta la bollitura, in questo caso la bollitura casalinga. Quindi no, non è meglio bere latte crudo. Tra l'altro gli attuali processi di pastorizzazione industriali sono così efficaci ed efficienti che il latte pastorizzato è totalmente uguale nutrizionalmente ed organoletticamente al latte crudo. Mentre invece cosa diversa è se io compro il latte crudo, lo porto a casa e lo bollisco. Il processo di bollitura casalinga è molto impattante sulle proprietà nutrizionali ed organolettiche del latte.